Ciao a tutti ragazzi, sono Len e benvenuti nella ottava puntata di American Truck Simulator. Oggi siamo qui per una cosa non buona. Come vedete, l'indicatore del gasolio è a zero. Sono rimasto a secco. E il bello che me l'aveva anche detto. Mi è venuto scritto verso inizio viaggio, fate conto qua. Solo che poi mi sono dimenticato, sono arrivato qui, è finito e adesso dobbiamo chiamare il soccorso stradale. Spero non mi costi più di tanto, in teoria ci dovrebbe portare qua, mi sembra la più vicina, a Bakersfield e non a Oxnard. Io dovrei andare a Oxnard. Vediamo un po' cosa ci dice. Speriamo bene. No, Bakersfield, 850 dollari. Ma si può essere così stupidi, ragazzi? Mi sono fatto finire il gasolio. Ah, speriamo che adesso me ne abbiano messo un po'. Che sia come Eurotruck. Sì, sei molto stanco pure. Aspettate che ora non. Repair. Perché è mezzo in inglese? Il gioco non dovrebbe essere in italiano. Reset. Perfetto. 3 ore e 13. Vediamo un po' quanto rimanente abbiamo. No, non possiamo fermarci nemmeno. Intanto diamo un'occhiata. Officina. La cosa è sempre uguale lì, la assicurazione. Boh, partiamo ragazzi. Fuori ore. Ma non posso consegnarmi in ritardo, cioè. Già ho fatto la cavolata del giorno che ho già fatto. Ehi, siamo al concessionario Peterbilt. Scopriamolo allora. Cosa, ci devo camminare attraverso? Non me lo scordo. Ah, forse devo uscire. Forse devo arrivare tipo qua. E poi non lo posso capire. Ce l'ha messo anche abbastanza di gasolio. Vediamo un po'. C'è un rifornimento? Sì, c'è di fronte. No, proprio dove dobbiamo portarlo noi. Puntata così ragazzi, non faremo tanto, una puntata un po' più corta, ma mi è successo questo. No, non è che mi è successo, io sono un pirla, me lo sono fatto succedere, è diverso. Tra l'altro stiamo portando 11, no, 14 tonnellate di propano, penso sia il più pesante che abbia mai portato. Roaming, una roba del genere, non so, non ho fatto tempo a leggere. Cioè proprio buttare via i soldi così, eh. Ho detto che avrei. Ma 30 miglia sono troppo poche, dai, non puoi farmi fare 30 miglia qua. Sennò la infrango di nuovo, poi c'è la polizia, quella è mica polizia, no? 34 miglia è una buona velocità. Adesso dovrebbe cominciare a andare a 55 in teoria qua. No, forse è ancora un incrocio, cioè. Bakersfield. No, io potevo metterla a 9. E qui inizia a accelerare perché adesso si alza al limite. Non dovrebbero esserci veloci, ma. Città. In Europa non si possono usare gli abbaglianti, in Italia scusate, non si possono usare gli abbaglianti in città, neanche se non c'è nessuno, sono le 2 di notte e deserto, non si può qua, non lo so. Lo so, non posso farci niente. Dove devo andare? Ah, non dentro. Guarda se questo non si doveva mettere in mezzo. Cioè, diamo una mossa. Uno dei primi viaggi di notte, se non il primo, perché in genere ho viaggiato sempre di giorno. Guardate che bello dentro. Tutte le illuminazioni, fantastico. E gira che bubone che c'è qua. Qua siamo passati. In teoria qui dritti, dove stiamo tu non provare a infilarti, che tu apri.
leggero come tutto. C'è i due tubi in cross, tre tubi. Prima sono rimasto. Mi è finito il gasolio circa qua, qua più o meno. E sono riuscito ad arrivare fino in cima alla salita. Cioè tipo qua, questa qui l'ho fatta tutta a secco, così. Il motore spento e mi sono fermato qua. $150 dollari più. Sì, non ti preoccupare, siamo già in ritardo per caso. No, prezzi, cioè, se non mi fossi rimasto a secco, se non fossi rimasto a secco, scusate, non se mi fossi. Oddio, aspettate, faccio un disastro. Avremmo risparmiato $1.850 dollari. Fate voi. 850 per il carro attrezzi e 1.000 per l'autovelox che ho preso in città. Musica sotto non mi piace perché queste musiche qua che ti mettono tipo fretta così perché sei in ritardo non mi piacciono, anche solo tratto infatti le disattivo, solo che è brutto che poi disattivi tutta la musica se le disattivi. Vabbè ragazzi, andiamo, finiamo sto viaggio che io non ne posso più, c'è un danno all'1% ma sarà solito vuoto e così non ho fatto danni, cioè non ne ho mai fatti oltretutto. Poi, il primo che ho fatto era quello nella scorsa puntata che ho fatto retromarcia contro l'officina. O due puntate fa, non lo ricordo. No, due puntate fa, sì, due puntate. Sto qua una polenta davanti. Qui avremmo potuto sederci gli abbaglianti, però con la strada invece ci sono davanti. Sperare. Adesso frena. Magari no, però ci molla di nuovo. Che cosa c'è? Un lago? Acqua c'è. Qua è un fiume. Ah! Io non ho tutti i freni come vedete ai strumenti. Di nuovo. Sì, ma lì cosa c'è? Il ponte dove siamo? Ah sì, beh siamo vicini alla costa. Sì, ho capito anche. Quando vedete che frenano così tanto, io ragazzi devo inchiodare perché io non freno tanto come loro. Io ho messo la cosa più reale quindi mi frena meno il camion. Dai, gira che non c'è nessuno. Per fortuna stavo frenando e il camion si è fermato. Si è fermato in tutti i sensi. Anche con la marcia dentro per cui. Ah, tra l'altro, visto che qui, rispetto a Eurotrack, se tu lasci la marcia dentro, il camion non parte. Però c'è di buono. Beh, la stessa. Scusa, sono le lucine. Oddio, prendo tutte le lucine. Bene, diverto. Vai. No, aspetta. Prendiamo il divertimento. Tipo ci lascia la marcia dentro, il camion non è che parte di nuovo anche se gira la chiave, però ti rallenta se ci lascia la marcia dentro. Allora qui noi dobbiamo aspettate, dov'è il gasolio qua? Mettiamo tutto una settima. No, questi sono i parcheggi che non. No, questo non mi dispiace, non per altro, ma perché non c'è il cartello della precedenza davanti. Invece gli altri che hanno il cartello della precedenza mi stanno molto antipatici. Con un po' di gasolio in pieno a 0,74. Anche l'ultima volta che l'avevo fatto era 0,74. Cioè qui ti fa un pieno con 400. Dai, sono fermo. Cosa mi fai addormentare? In pieno con 400 dollari. Allora l'altra volta era proprio molto più secco per aver speso $400. No, devo prendere la marcia. No. L'altra volta c'avevo il cartello della precedenza proprio davanti che non riuscivo a fare niente.
Facciamo passare quella. Finisce lo specchio. Alla prima non ce la facciamo, è che non volevo andare in cespugli. Ah, ma forse è stretto. Forse possiamo anche farcela. No, non credo, non credo. Non ce la facciamo. C'è nessuno? No. Ora ce la facciamo. Aia. Io tenevo il volante. Oh, come cavolo ci sono messi? Wow. Tenevo il volante, non so, che tra un po' mi rimaneva in mano. Cioè lo stringevo fortissimo in attesa di sentire l'urto. E invece, per fortuna, è andata bene. Oh, ma riesco a fare un parcheggio? Oh no. C'è un rimorchietto piccolo, li odio. Poi c'è sta musica, mi mette ansia. Possiamo fare anche così. No, la mappa. Non sta c'è il collettore. Aia. Ma dai, ma una volta che riuscivo a mettercelo, ti devi addormentare mentre faccio la manovra. Voglio vedere se in realtà ti addormenti davvero mentre fai una manovra. Impossibile. Di quanto? 6 minuti, vabbè, 14 ore. Vabbè ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan è tutto. Ciao a tutti.